Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo a Decollatura in compagnia di Gigliotti Maria, che è presidente dell'associazione New Day. Ci spieghi che cos'è l'associazione New Day, anche se vi abbiamo già intervistato, vorrei risentirlo. Innanzitutto grazie per questa intervista, perché ci date sempre la possibilità di farci sentire per quanto riguarda la nostra situazione nella società, perché noi siamo un'associazione di genitori e di utenti e anche medici, e per quanto riguarda la salute mentale e non solo. Che facciamo? Ci siamo incontrate nel centro di salute mentale Area del Reventino, perché ogni singola famiglia, ogni singola persona aveva il suo problema. Però una volta che ci siamo incontrate in questo centro e nel centro diurno, abbiamo colto l'occasione di metterci insieme e di portare avanti i nostri problemi, ma senza vergogna, perché è quello che ancora tutt'oggi c'è ed esiste, è proprio questo: essere sempre additati, è come se un problema, una situazione appartiene solo a una persona e non poi in fondo ogni essere ci vuole vivente su questa terra ha il suo problema in modo diverso, ma siamo uguali anche in questo. Noi diciamo spesso, perché te ci conosciamo da molto tempo, che gli incontri non avvengono mai per caso, quindi anche voi che vi siete incontrati avete scelto di reagire, perché poi ogni situazione, come dicevi tu, è personale. Però se uno non si piange addosso e se invece riesce a reagire, tutto può migliorare. Voi avete dimostrato con il vostro impegno quotidiano, non solo con le attività che fate proprio qui all'interno del CSM, ma anche al di fuori, che comunque ogni cosa può avere il suo aspetto positivo, giusto? Sì. Non ti nascondo, non vi nascondiamo che neanche 2 ore fa con Vittoria, un'altra mamma della socia dell'associazione, anzi anche nel direttivo, abbiamo detto pure proprio questo. Dico, ma meno male, io ho detto che ci sei tu, Vittoria, anche se questo meno male apparentemente può sembrare brutto, no? Perché dire meno male vuol dire anche tu sei qua per un motivo. Però è bello, ci siamo fatti una risata, dico forse perché ci dovevamo incontrare, ci dovevamo conoscere. Quindi portiamo avanti anche questo aspetto nell'associazione, che gli incontri, come si diceva, non sono così, ma non sono casuali, sono forse perché ne abbiamo sempre bisogno. E nel momento che sembra che tutto va a crollare, va a finire, cioè subentra sempre qualche altra cosa che ci tiriamo su, non lo so, stiamo bene insieme. È una sorta probabilmente di speranza che si rinnova a vicenda, e forse la cosa che capita più spesso è che le persone si sentano sole, pensano di avere un problema e che siano le uniche a vivere quel problema. Invece voi avete reagito non vedendo tanto il problema quanto invece la vostra vicinanza, sì, il lato positivo. Vi siete uniti e, come si dice che l'unione fa la forza, avete creato da una situazione che potrebbe essere problematica, ma poi alla fine secondo me il problema se lo creano gli altri, un qualcosa di bello, di positivo, che vi fa sentire una famiglia. È vero, questo io l'ho sempre detto, che il problema non è mio, come non è anche dei soci, no? Dell'associazione, perché ci confrontiamo di più, ma il problema è più della società, è la società che si fa il problema dei nostri problemi. Quindi per questo vogliamo dire di non preoccuparsi di noi, perché noi cerchiamo proprio di vivere bene. Non per niente si chiama centro salute mentale, ma qua ci troviamo veramente bene, anzi, chi si sente solo, chi si sente abbandonato, chi è accolto, sì. Manca l'accoglienza alle volte più all'esterno, perché le persone parlano tanto, vivono una vita magari scappando e poi non si rendono conto che potrebbero farsi compagnia venendovi magari a trovare, a dare un sostegno, una mano, perché voi siete un'associazione che si autofinanzia, immagino. Sì, allora di questo lottiamo, se così possiamo dire, perché anzi vogliamo persone, se vengono, a darci davvero una mano. Come
siamo davanti a una tavola imbandita, possiamo dire in questo modo, ma imbandita di oggetti fatti con le nostre mani. Appunto, parlavo prima di Vittoria, e Vittoria che ha portato quest'idea del lavoro all'uncinetto, e ne abbiamo fatto tesoro per giusto venderle oppure avere un'offerta, in modo che possiamo portare avanti l'associazione, perché siamo un'associazione iscritta alla regione e quindi nell'organizzazione di volontariato, e come tale ci chiedono le assicurazioni, diciamo tutto ciò che serve per essere iscritti. Adesso io lancio un appello, lo lancio personalmente, ma perché? Perché io l'anno scorso mi sono comprato le palline dell'albero di Natale, tutte fatte a mano dall'associazione New Day, e devo dire la verità, me le sono tenute tutto l'anno perché sono veramente veramente belle. Ma non fanno solo quello, perché fanno veramente tante altre cose che passano in sovraimpressione durante l'intervista, quindi le vedranno. Se qualcuno volesse invitarvi nella propria piazza, davanti, non lo so, anche a una chiesa o in qualunque posto, voi ci andreste? Gratuitamente, ovviamente, gratuitamente, cioè, perché loro devono ricavare un piccolo contributo per sostenersi. Quindi come fare? Ci vi possono contattare? Certamente, sì, se questo succede noi lasciamo i nostri numeri di telefono, quindi ci possono contattare, come no. Quindi a fine dell'intervista voi troverete i contatti e i riferimenti di Gigliotti Maria, che è presidente dell'associazione New Day, e di Vittoria Pultrone, che è l'artista. Ma io ho capito che gli artisti qua, le artiste qua sono tante, perché i lavori sono veramente bellissimi. Siamo noi che portiamo avanti, diciamo, il lavoro, però dietro di noi ci sono tanti altri genitori, insomma anche i ragazzi, e quindi non rimane altro da fare che, questo Natale volete farvi un bel regalo di Natale, comprate anche un solo oggettino, non è che c'è da comprare tanto, sostenete l'associazione New Day, vi rimarrà un bel ricordo di quello che è la loro battaglia quotidiana, perché è una battaglia di amore fondamentalmente, perché loro si sono rialzati, hanno detto noi ce la possiamo fare e non ci fermiamo. Quindi io ringrazio davvero Maria Gigliotti per il tempo che ci ha dedicato, ringrazio l'associazione New Day soprattutto per quello che fa nella società, e poi vorrei sapere come trovarvi. Siete a Decollatura, Osso Veri e Mannelli, qual è il riferimento? Esiste proprio una sede? La sede legale è Osso Veri e Mannelli, mentre la sede operativa è qui all'interno del centro salute mentale di Decollatura, piazza Perri. Perfetto, quindi io ringrazio di nuovo Gigliotti Maria, presidente dell'associazione New Day, da Decollatura, dal CSM di Lamezia Terme, area territoriale del Reventino, mi hanno detto di specificare, che poi è responsabile il dottor Antonio Lucchino, è tutto. Riccardo Cristiano, Decollatura, Liberi TV.